ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo episodio della carriera. Episodio numero 28 e oggi, signori, siamo tornati qui con il nostro Leicester per continuare quello che di buono abbiamo iniziato a fare nel precedente episodio. Come vedete qui dalla grafica, giocheremo subito in trasferta contro il Brondby e come vedete anche dalla grafica di FIFA, il Brondby ha pari merito con noi dopo una giornata nel gruppo di Europa League, quindi ovviamente è già uno step importante questo per far capire quanto valiamo in questo girone, un girone che, come ho detto, alla vigilia dell'Europa League, quando ci sono stati i sorteggi, è abbordabilissimo per il nostro Leicester. Al tempo stesso è importante anche riconfermare quello fatto di buono, come stavo dicendo prima, dopo le vittorie con Tottenham e Chelsea e il pareggio esterno che è arrivato in maniera agrodolce per la verità, ma che comunque è un risultato utile perché abbiamo fatto punti sul campo dello Stoke City. Quindi prima il Brondby, poi lo Swansea e infine il Liverpool. Anche questo sarà un signor episodio. Tielemans, Dembélé, si appoggia a Niang, largo il suggerimento per Alex Sandro, con l'esterno, anzi con la punta, a cercare a trovare Dembélé che entra di rigore, Dembélé messo giù, calcio di rigore, due sul cronometro, lascia subito il segno Dembélé, Mahrez di fronte a Rondou, Mahrez lo spiazza e fa 1-0, o meglio 0-1, dopo 3 minuti le Foxes avanti. Con le mani di Nunez all'indietro, Mahrez ha capito tutto in anticipo, allora vuole ripartire Leicester con Dembélé, vuole ragionare la squadra di Marconi, poi Musa prolunga per Mahrez, non ci riesce, poi la seconda volta è buona, e allora attacca l'algerino che taglia il campo, Niang va dentro, Mahrez va in porta, Rondou. Buon momento adesso del Brondby con Leicester che ha un po' rallentato la manovra, la spinta, l'aggressività, allora attenzione a Kalenberg al limite, zona tiro col sinistro, respinto ancora Kalenberg. Forse c'era fallo di mano di Lovren, non è finita, insiste ancora la squadra di casa, la conclusione, Ziller a bloccare, momento di difficoltà dell'Leicester, 5 alla pausa, parte Kalenberg, sul dischetto del rigore, Rugani mette fuori, non è finita la conclusione, 1-1 con un gol pazzesco, pazzesco da fuori, se non sbaglio sì, Ulzager dovrebbe aver calciato, di controbalzo fa 1-1, nel momento migliore del Brondby, l'avete visto anche dagli highlights sicuramente, Leicester che faceva molta fatica a ripartire, impotente Ziller che forse non la vede neanche. Musa si è abbassato per prendere il pallone, Pellegrini dentro da Dembélé, non passa il primo, poi Niang ancora per Pellegrini che incrocia col destro, Rondou, bella triangolazione di Niang e Pellegrini. Attenzione all'ottimo pallone regolato dal Leicester con Niang, aspetta i compagni, serve Musa, anzi è Dembélé che può partire e incrociare col sinistro, Rondou in calcio d'angolo. È arrivato stanco alla conclusione Dembélé. Esce su di lui Rugani in tackle, fuori tempo però, quindi Wilczek il tempo lo trova, ancora Wilczek in area di rigore, incrocia e poi Mahrez allontana male e ancora il gol del Brondby, forse nuovamente con Ulzager, ma la deviazione non ha segnato Ulzager, ha segnato forse Pucchi, ma comunque con deviazione decisiva di Mahrez che prima fornisce, anzi Nunez prima fornisce l'assist involontario Mahrez e poi devia il pallone nella propria rete. È un gol regalato al Brondby che capovolge la situazione. Il calcio è strano. Il Leicester stava facendo la partita, il Brondby segna. Pellegrini adesso di prima per Niang, mentre fuori tempo la difesa avversaria, Niang dentro da Villalba, chiuso da Silva, tutti dietro quelli del Brondby. Tutti dietro, veramente complicato far qualunque cosa, ma ancora Leicester con Bellerin, movimento di Rugani che sta facendo l'attaccante, Rugani per Niang che alza, Musa col sinistro, Buka Rondou fa 2-2 all'83esimo, il Leicester ancora vivo, trova il gol del pareggio e adesso possiamo anche vincerla. Grandissima giocata di Niang, grandissimo inserimento di Rugani e grandissimo gol del Leicester, 2-2. Verticale per Holst, ancora Leicester in copertura, Niang, c'era Villalba a destra, Niang si è addormentato, ancora Niang a lottare e non ci credo, non è riuscito ad andare. Holst allora, deviazione di Hut che favorisce da Silva, Bellerin, ancora il pallone gestito da Ulzager, poi la conclusione.
E questa era una partita che dovevamo perdere. Finisce qui quindi in Danimarca, Leicester 2, FIFA 17-3. Purtroppo lo dico poche volte, quando lo dico è perché è così, ragazzi. Doveva finire così e va bene. Dopo ogni sconfitta, la cura migliore è vincere. Lo vuole fare il Leicester, che comunque dopo un ottimo bottino nelle ultime partite, con la vittoria contro Tottenham e Chelsea, anche se quella contro il Chelsea non riguardava la Premier League, ha ancora l'attacco peggiore di questo campionato. Oggi sicuramente vuole rifarsi contro un avversario che ci ha sempre dato filo da torcere in questa nostra avventura. Sulla panchina delle Foxes, tocco di ritorno. Glielo offre molto bene Fer, saltato Alessandro con troppa facilità. Occhio a Borja, fino in fondo Borja, e la deviazione decisiva è quella di un suo compagno di squadra, lo Swansea, a sfiorare il gol. Allora bene dalle parti di Mokand, fino in fondo Mokand, il destro, e Ziller si oppone. Calcio d'angolo per lo Swansea, che sta crescendo. Da Bellerin, che sta facendo il centrale di centrocampo proprio fuori ruolo. Comunque il pallone è largo per Alessandro, che la mette dentro. Sta variando Musa. Marchignos vola più in alto di tutti, Dembélé aspetta il pallone e va dentro da Niang. Da lì Niang ci pensa con la deviazione di Federico Fernandez. Calcio d'angolo a favore delle Foxes. Bravo Lovren, non è finita però, insiste lo Swansea, palla nello spazio a servire Borja, che ha fatto tutto bene tranne la cosa più importante, ovvero andare in porta, e Guidolin non se lo spiega, ma non me lo spiego neanche io, perché non si è capita la scelta di Borja veramente. Quando il gioco si fa duro entrano in campo i duri, e allora fuori in Bayern Young con la maglia numero 19, dentro invece con 10 cifre in meno con la maglia numero 9, Jamie Vardy che rientra dall'infortunio. Rientro nello spazio a servire Alessandro. Tielemans va dentro Vardy, l'ha visto Tielemans, lo serve, palla sul sinistro per Jamie in area di rigore. Ha provato ad incrociare una palla non semplice, mi sta in calcio d'angolo. Rientro ancora da Gofré, Kondogbia. Si dà un tiro per Kondogbia. L'assist, Borja, il tiro. Ziller. Pronto Mokand. Lo scavetto, area di rigore, mette giù Fer che poi la gira. La palla termina lontana dalla porta di Ziller per nostra fortuna. Adesso assalto finale dell'Leicester, 84. Vardy prolunga, mamma mia Vardy che ha mandato in porta Musa. Musa rientra, Musa prova a calciare, arriva Vardy, la conclusione, gol! Di Jamie Vardy! Di Jamie Vardy! Che porta l'Ester in vantaggio! Sempre lui! Sempre lui! A risolvere i momenti difficili di questa squadra! Sempre lui a tirare fuori il cuore! Forse con la deviazione decisiva del numero 4, che non so chi sia! Jamie Vardy zittisce Guidolin e fa venire giù il King Power Stadium, Leicester 1, Swansea 0, con sobrietà il Leicester in vantaggio. Il lancio del portiere dello Swansea è finita al King Power Stadium, che si colora di blu. Il Leicester batte lo Swansea per 1-0 e torna a vincere dopo il pareggio sul campo dello Stoke City per 0-0 senza reti, ma soprattutto dopo la sconfitta in Europa League. Serviva dare un segnale forte a questa Premier, serviva continuare a vincere in casa davanti al nostro pubblico, anche oggi soffrendo, anche oggi nel finale la decide il bentornato Jamie Vardy, sempre lui a decidere e a risolvere i problemi di questa squadra. Il Leicester che con questa vittoria si porta a quota 11 punti in classifica, più 2 su Liverpool, ed è una notizia fondamentale perché dovremo andare ad Anfield nel prossimo turno, e a questo punto ci andiamo anche con un po' più di tranquillità, perché comunque sia abbiamo 2 risultati su 3. Dopo la pausa per le nazionali si torna in campo con una partita tutt'altro che noiosa. Liverpool e Leicester sono due squadre che amano giocare il bel calcio, sono due squadre che sicuramente anche oggi ci faranno divertire. 14 ottobre 2017, ultima partita dell'episodio e partita fondamentale per quanto riguarda la corsa all'Europa in Premier League. Buon pomeriggio da Anfield per l'anticipo di questa giornata e buon divertimento, godetevi lo spettacolo. Devo ripartire il Liverpool con Stewart, verticale da Sturridge, se l'è perso Marquinhos. Sturridge di fronte a Ziller che dice di no, arriva Mané. Ziller, prima clamorosa palla gol per il Liverpool alla prima azione della partita. Stando bene il giocatore spagnolo,
taglia bene il campo, c'è Vardy che va in porta, attenzione a Bellerin che lo cerca, Vardy conclude, Karius il calcio d'angolo. Velocissimo ancora il nigeriano che poi offre il pallone interno a Dembélé, cercato Vardy, trovato anche, poi è bravissimo, c'è via dall'allargare il gioco per Mahrez, occhio a Mahrez che vuole rientrare chiaramente sul sinistro, poi rioffre a Vardy che non è riuscito a trovare l'impatto col pallone. Erin ancora in uscita, meraviglioso ancora lo spagnolo che poi allarga per Mahrez, sta giocando molto bene il Leicester, sta centra Mahrez che poi crossa per Vardy. Klein, che cosa ha preso? Che cosa ha preso Klein? Non è vero! Una rovesciata, una spaccata al volo ad anticipare Vardy che stava già pensando all'esultanza da fare. Più intanto Dembélé ha visto ancora il movimento da parte di Vardy che si muove tantissimo davanti. Poi un po' di confusione, Dembélé se la riprende alla fine, Tielemans, doppio passo e conclusione deviata dai Lori. Sembrava dentro. Musa si appoggia a Vardy che restituisce a Dembélé, attenzione ad Usman. Va via Dembélé, arriva anche in zona tiro, defilatissimo, chiuso, arriva Tielemans! Mamma mia Tielemans! Niente male il suo destro. Karius per poco non si rompe un polso, ma riesce a metterla in calcio d'angolo. Si ricomincia con il Liverpool che batterà in questa ripresa, non ci sono state sostituzioni. Sono mancati veramente solo i gol in questa partita. Keita Balde. Con la punta riesce a prolungare per Mané. Attenzione, il cross sul secondo palo Bellerin. Il Liverpool in vantaggio. Il Liverpool in vantaggio. La sponda o la torre, fate voi, di Coutinho. E Bellerin, perché l'hanno presa tutti e due. Poi il tap-in di Sturridge sull'uscita a vuoto di Ziller. Eccolo qui, il gol del Liverpool che va in vantaggio. Si passa un 4-2-4 nel Leicester. Lo vedremo tra poco dalla grafica. Vardy viene incontro, parte subito Villalba, neo entrato. Bello stop a seguire di Villalba, deve puntare Moreno e lo salta. Occhio a Villalba, dentro il pallone per Vardy che calcia malissimo. Che spegne gli entusiasmi che si erano creati grazie a Villalba. Marconi dice ancora, perché la partita è ancora lunga. Vardy riallarga per Villalba che può tagliare il campo. Occhio a Villalba, il momento di Niang che può andare in porta, servito al momento giusto. Niang davanti a Karius. Mbaye Niang riporta il punteggio in parità a 20 dalla fine. Segna lui ed è 1-1. Gol fondamentale che zittisce Anfield Road. L'assist di Villalba, il gol di Niang. Il Leicester è cambiato dopo le sostituzioni e soprattutto il cambio di modulo. E questi qui in duello adesso. Il cross di Markovic, mette fuori Marquinhos. Mendy svirgola, insiste ancora Mendy duro sull'Allana che però passa. Ha pensato per un attimo anche alla conclusione Allana. Poi allarga per Keita, palo esterno. Keita Balde si accentra, riesce ancora a prendere il tempo Keita. Un po' in ritardo Lovren, il cross in mezzo. Alexandro, non ci credo, non ci credo. Non è vero, non è vero. Follia allo stato puro. Un gol del genere non è accettabile. Follia allo stato puro ad Anfield. Il Liverpool ritorna in vantaggio con un gol imbarazzante, clamoroso. Ha segnato Markovic. Non so che dirvi, ragazzi. Non so che dirvi veramente. Che amarezza. Solo questo. Che amarezza totale all'88esimo. Lovren, la Musa, poi Niang con Vardy che sta ancora andando in porta, ha servito Vardy, posizione al limite, Vardy, Karius, ancora Vardy, ancora Karius. Se l'è divorato Cemi o miracolo di Karius, penso più la seconda perché ha fatto una parata clamorosa. Parte Coutinho nel mucchio, Mendy, poi va la messa giù da Alexandro, il Leicester deve riuscire a ripartire ma non c'è più tempo. Che amarezza, che amarezza. Tutti a terra disperati i nostri, giustamente, perché dopo una partita del genere... ragazzi... Le parole sono difficili anche da trovare, sapete, perché... Sai, quando giochi una partita comunque, secondo me, anche meglio del tuo avversario, come in questo caso, poi è frustrante sia perderla, ma perderla soprattutto in questo modo. Solo che il calcio è fatto così... Al 90esimo puoi vincere, come è successo col Tottenham. Al 90esimo puoi perdere, come è successo con il Liverpool oggi. Ma come è successo col Chelsea l'anno scorso, abbiamo tanta voglia di rivalsa. Ritorno, lo faremo vedere.
È stato un peccato non focalizzare tutte le occasioni, ma come vi ho detto, ragazzi, questo è il calcio. E quindi purtroppo è così. La stagione comunque è ancora lunga. È una sconfitta che ci fa male oggi per come arriva, ma che alla lunga, se continuiamo a fare il campionato che abbiamo cominciato a fare, e con il calcio che quando esprimiamo facciamo vedere di saperlo esprimere nel modo migliore, allora possiamo puntare in alto.